La mente e la mente, come avete letto dal titolo, oggi andremo a costruire la spada più potente di tutto Bloxfruit. Tempo dietro ho fatto un sondaggio e praticamente il 98% di voi ha sbagliato. Nessuno di voi quasi è riuscito a capire qual è davvero la spada più potente in quanto di danno più forte di tutto Bloxfruit. E avete messo praticamente tutto tranne che la Saber, ragazzi. Questa, un'arma che tu prendi direttamente nel primo mare, dopo il rework dell'update 20, è diventata qualcosa di formidabile. E questa, la spada che riesce a fare più danno, anche nel breve tempo più possibile, di tutto il gioco. Vi faccio vedere un attimo la classifica. Le due katane maledette sono sì nella top 5, ma non è quella più forte. Ci può arrivare vicino, però per fare quasi lo stesso danno di questa devi praticamente tenere premuto, quindi effettivamente devi caricare le mosse. Con questa? No! Bra. Tu non carichi niente! È un danno molto più immediato e può essere un danno molto molto più letale. Comunque vi farò vedere come costruirla, perché questa qui, ragazzi, non è di base, ok, l'arma più forte. Bisogna saperla pagheridare, perché cosa che non tutti sanno sicuramente è che neanche io sapevo, ha uno V2, di conseguenza poi può essere upgradata anche ulteriormente, quindi chiamiamola anche V3. E oggi andremo anche, essendo che adesso è la più potente di tutte, anche a incantarla. Quindi la faremo V4, si può chiamare? Ma che ne so io. Come ho detto prima, però, questa è una spada che si ottiene direttamente nel primo mare. Quindi andiamo lì e vi spiego più o meno come ottenerla. A few moments later. Comunque, è la spada più forte del gioco in quanto di danno, perché può arrivare a fare con una singola mossa un danno atroce. Se non erro, dovrebbe essere questa. Ovvero la Z. Il problema è che bisogna fare una cosa chiamata critico, che io ancora non sono capace di fare, quindi ci vuole un pochettino di mani per saperla usare, diciamo. E mi metto le statistiche invece che sul Bloxfruit, sulla spada, quindi voglio concatenarla, forza del terremoto, anche se non sarà più tanto forte, con questa e anche il God Human, o volendo la Sanguinart si può fare questa combo. Con il God Humor che ho portato al 600 e anche la Sanguinart ce l'ho già al 600. 5 minutes later. Visto che ci sono, prendo anche un frutto. Non l'avevo preso, frutto del taglio. Ragazzi, chi lo vuole? A me non interessa, prendetelo pure. Comunque, eccolo qui, ragazzi. C'è un'intera quest che io purtroppo adesso non sto a farvi vedere, perché mi ci vorrebbe davvero troppo troppo tempo. Bruh. Allora, dicevo, mi ci vuole davvero troppo troppo tempo, ma comunque alla fine di questa quest potete affrontare lui. Allora, è un livello 200, quindi non ci vuole neanche più di tanto, dirla tutta. Comunque, questo boss qui, uccidendolo, quindi Shanks, avrà il 100% di rilascio, adesso me lo farò vedere perché io appunto già ce l'ho, della sua spada, questa qui. La Saber poi si può portare a un V2, quindi a un potenziamento, praticamente subito, non c'è bisogno di chissà quanto. Ok, magari non a livello 200, perché vi serve una taglia di un milione. Dovete avere un minimo di un milione di taglia, io nel mio caso ne ho 2.600.000. Una volta che avrete fatto questo, dovrete uccidere un giocatore di un livello simile al vostro. E in automatico... quanto chiasso. E in automatico diventerà la Saber V2, che incrementerà i suoi danni notevolmente. C'è un modo abbastanza facile per riconoscere se è V2 o meno. Ovvero, se non erro, dovrebbe essere che è la X. Potete mettere fermo immagine. Nel mio caso ha 4 tagli, se avete visto, 4 tagli. Mentre la V1 ne ha 3. Allora, per fare il critico avete una distanza che deve essere chiamata... chiamiamola perfetta, una distanza chiamiamola perfetta. Perché se voi vi mettete troppo vicino, 179 danni, vedete? Adesso, giustamente, non è il massimo, cioè è penoso come danno, lo so. Ma perché appunto io non ho neanche le statistiche sulla spada. Se poi ci mettiamo alla distanza giusta, 222, avete visto? È già salito. Non so se è il massimo che effettivamente potrebbe fare. Comunque, questa cosa è chiamata appunto critico, con la corsa mortale. Vediamo un po' se riesco a farne un altro. 222, siamo sempre lì. Dovete essere molto molto precisi. Che poi è una combo molto base, quello di prenderlo con la Z e poi immediatamente con la X. Le mosse sono praticamente immediate, non c'è niente da caricare. E dovete essere bravi voi a calcolare la distanza. La distanza, cosa che io... vedete, ogni tanto sbaglio, non sono ancora bravo a fare, perché io non sono uno spadaccino di base. Però se devo diventarlo prendo un'arma come questa, proprio forte. Non c'è bisogno di caricare, il danno immediato mi piace. E soprattutto bisogna conoscere bene le distanze, quindi devi saperla usare. Non spezza neanche l'istinto questa spada, va solamente di danno cattivo. Vi ho spiegato praticamente come ottenere la Saber, quindi la sciabola di Shanks, farla V2
è il momento che vi faccio vedere come farla V3. Dovete andare dal fabbro, perché il fabbro comunque per tutte le spade, o comunque per tutte le armi, vi potenzierà il suo danno di una percentuale. Nel caso della Saber, quindi andiamo per la spada, ecco, parliamo di un 15% gratis. E costa effettivamente poco. Comunque, aggiornamenti applicati e ora la nostra sciabola farà il 15% in più di danno. Vediamo se riesco anche a crittare, cosa che non credo. 354, già i danni sono più simpatici, possiamo dire. Allora, prima era un critico, molto probabilmente. Comunque, molto molto bene, devo diventare bravo a utilizzare questa spada. Non è proprio per tutti, possiamo dire, è un pochettino più complicata. Comunque, per fare i test e per fare i prossimi passaggi, bisogna andare per forza nel terzo mare. Comunque, dicevo, andiamo a cambiarci quindi le statistiche. Ho consumato un botto di roba, ho sbagliato NPC, ero andato da quello della razza. E ci andiamo a buttare tutto quanto su difesa mi serve per resistere. La spada, in questo caso. E qui possiamo letteralmente scegliere. Io penso che andrò per... Ah, facciamo totalmente questo. Mi dispiace un pochettino, però andiamo con combattimento ravvicinato per avere stamina, eccetera. E la spada. Non so se potrebbe essere meglio il Bloxfruit, fare una cosa ibrida con il combattimento ravvicinato. Per upgradare ulteriormente questa spada, dobbiamo tirare sulla maestria, ragazzi. Ogni punto maestria è un danno in più che può fare. Ma c'è una combo che sì, può fare in 2 secondi, può one-shottare. Se fatta bene, mi raccomando, ragazzi. Non sono molto bravo per il momento, mi devo ancora essere, non sono uno spadaccino. Però... Posso provarci. Allora, l'ho formata un pochettino e l'ho portata al 306, quasi 307. Allora, devo dire che ho shottato uno. Sì, uno lo sono riuscito, era un portal. Mi sono riuscito a shottarlo totalmente a caso. Senza contare l'accessorio. Mettiamo, mi rimetto questo, per esempio. Senza contare l'accessorio, voglio vedere quanti danni riesco a fare. E mi aumenta il 15%. Se avessi 600, quel 15% sarebbe di più. Quindi potrebbe fare più di 300 danni extra. Vediamo un pochettino. 4600. Dovrebbe arrivare intorno ai 5000 di conseguenza. Senza crittare. 4379. Voglio riprovare a crittare. Voglio vedere che danni atroci posso riuscire a fare. Il problema è che la distanza giusta io non la conosco bene. Dovrebbe essere più o meno questa. 7500. Era quello. Quello è un critico. Quello era un critico. 7000. Prenda più da vicino. Era un critico. Allora, se non ricordo male, potrebbe arrivare senza enchant sul 7900. Di conseguenza, quasi 8000 di danno. Con una singola mossa. Ora, considerando che gli mancano sempre circa 300 livelli in meno, quindi il danno è di meno, la percentuale quindi è più bassa e non è incantata. Adesso sicuramente a 600 non ce la faccio portarla oggi. E voglio provare a incantarla. Dallo scorso video, infatti, mi ero lasciato da parte, se non erro, 3 scroll. Ecco sì, 8 leggendarie e 3 mitiche. Io andrò direttamente con quelle mitiche. Deve avere la potenza massima. Ci sarebbe il blessing del bruciore, che è tanta roba. Dopo ovviamente nei commenti già li vedo io. Io sono Shark, induco i danni. Ok, sì, non me ne frega niente. Tu sei Shark. Là il tuo cugino è Angel, quindi viene one shottato. Tralasciando i Shark che appunto hanno l'abilità. Però se non hanno l'abilità in quel momento, sono morti. Consideriamo questo. E io non sono qui per favoritismi. Lo so che vi piace la doppia katana maledetta. Io lo so che io i commenti già li vedo. Ah, non è vero, la più forte è la katana. No, in quanto di danni, questa è la migliore in quanto di danni. Questo può rendere davvero una spada spaventosa, secondo me. Comunque, enchant, andiamo con la spada. E io le sto per utilizzare. Ti prego qualcosa di bello, ti supplico. Asio, cooldown del 9%, che non è male. 2% in più dei danni. Allora, questo è buono. Sharpshooter. In realtà è molto buono, perché in questo caso abbiamo un 12% in più di danno. E anche verso i natural di livello 4. Come incantesimo non è male. Voglio sperimentare quanti danni riesce a fare adesso. Tenendo conto sempre della distanza. Spero che sia quella giusta. 9000! Bro, no! Lo sciolgo! Proviamo su un player. Che livello è? Lui è maxato, ok. Proviamo su un player. Ok, chiediamole proprio. Posso provare su di te una mossa? Sto facendo un video. Qual è il tuo furto preferito? Ma cosa c'entra, bro? Ti ho fatto una domanda. Ok, vabbè, gli ho risposto il Quake. Allora, ha detto sì comunque. Allora, voglio provare con la razza dell'umano. Allora. Vado.
Ok, non l'ho lasciato bene lì. Damn. Non era critico. Sei OP. Bro. Bro, per davvero, sta spada è OP. No, 5000. Non vorrei che sui player di meno. 2000. Ah, forse di meno sui player. Non lo so, non lo so. Comunque, ok. A questo punto, cosa potrebbe riuscire a fare questa spada se gli trovo degli enchantment migliori? Perché, ragazzi, avete visto i danni. Gli ho cavato praticamente metà vita. Un'altra mitica. Ho bisogno di roba migliore. È forte. È forte con l'abilità. Sarebbe figo avere sia quello che il Burn. Penso... Deadly Prey è diventato da un 2% a un 4%. Quindi ho il 2% di danno extra e ho la stessa abilità di prima. Ok. L'ho resa ancora più forte. L'ho resa ancora più forte ufficialmente. Devo provare ancora. Fermo lì. Ah, però me l'ha schivata. Bro, me l'ha schivata. No, 2005. Allora, quindi questo è quando non è un critico verso un player. Che comunque non sono pochi danni. 6000. Sono più di prima. Di conseguenza possiamo riuscire a fare ancora di più. Se io avessi col Burn Effect sarebbe la fine del mondo. Me la gioco. Me la gioco, ragazzi. Vai col mitico. Allora, devo dire che è forte anche così questa. Questa è davvero forte. Perché Deadly mi è arrivato al 3%. Cioè al 3. Quindi adesso non è più un 2, non è più un 4, ma è un 6% di danno extra verso i player. Masterpiece, le mie skill non hanno costo. Cooldown ho l'8% in meno, quindi posso farlo più volte. E il danno è aumentato di un 5%. Però no, non è quello che vogliamo. A questo punto me le gioco tutte. Vado con quelle leggendarie anche. Vampire Unbreakable, che non è male, ma con questa cosa in realtà non mi serve. Perché il fatto che non posso essere interrotte le mosse non ha molto senso contro... un'abilità che è praticamente istantanea. La mia abilità è praticamente istantanea, quindi non ha chissà quale senso. Non riuscirò mai ad ottenerla, quell'enchantment. Anche questo non è male, piercing è davvero buono. Ultima, non sono riuscito a trovare davvero nulla di utile, mannaggia. Non vorrei shopparne altre. No, non riesco a trovarla, non riesco a trovarla. Vai, ho provato a prenderne altre tre di mitiche. Vediamo un po'. Già un 12% contro tutti i beast user, quindi... tutti furri volendo, non male. Ah, tutto il resto qua non ne vale la pena. Livello 1. Fosse contro player. Cioè, quello contro player secondo me dovrebbe essere tipo di livello 3. Sarebbe bellissimo. Piercing? Vampiric? Oh! No! Guarda qui quanti enchantment! Però no. Cioè, tante cose, ma tutta roba che non mi serve alla fine. Cioè, a parte quello lì. Era l'unica cosa. Qua abbiamo piercing al 4, però, che è maxato. Abbiamo piercing che è al 4. Però funziona contro frutti, razze e roba del genere. Vai, fermo di nuovo ed attiva la razza, vai. Ecco. No, non sono riuscito a prenderlo. 2300, non penso che era il danno. 5000, ok, già si ragiona. Mi tocca prenderne altre e aspettiamo di prendere questa roba del fuoco. Perché, vabbè, indipendentemente... se lo prendo, non mi interessano gli altri enchantment. È quella la cosa che serve. Allora, comunque, proviamo a prendere un altro. In caso, sì, potete prenderne altre tre come massimo. Quindi in 9 tentativi devo riuscire ad ottenere quel blessing. Non ce la farò mai, Quindi, vai con i mitici. La probabilità che esca, sinceramente, non so quale sia. Allora, questo non è male. Mannaggia, ci ho sperato per un momento. Damage scales. Questo qua non lo capite. C'è il 40%. Magari per le build ibride è buono quello, ma non nel mio caso. Ok. Masterpiece. Niente. Tocca provare ancora. Tutto di livello 1. Che yellow. Sharp di livello 2. Wow. Oh, quanta roba però. Dovresti tenermi questo in caso. Perché 10% in più di danno. Però non è quello che voglio. Capite? È un po'. Cioè, raccomandato anche quello come incantamento, per carità. Niente, l'ultimo. Come va, ragazzi? Ultimo tentativo. Schifo. Buono. Non mi interessa. Buono. Buono. Allora, non è quello che volevo. Però è un blessing l'ultimo. Unbreakable, ok? Non possono essere interrotte. No, almeno. Allora, piercing di livello 2 ci piace. Il 12% che vada a battere le difese. Ci piace. Elemental contro tutti gli elementali è buono. Deadly contro tutti i player è buono, di un 2%. E questo non so cosa fa. Applica il mal di mare praticamente a tutti i frutti user, quindi praticamente tutti quanti, perché comunque tutti usano i frutti. Si tenta, si prova. Possiamo provare. Allora, se il nostro amico sta qua, vieni giù. Vieni giù, devo testare su un player.
Metti qua con 1 più 1. Non mi interessa l'1 più 1. Allora, sta fermo un attimo. Sta. Che bello l'effetto, però. Allora, razza 1, 2, 3. Ovviamente non l'ho preso. Ragazzi, purtroppo non rompono l'istinto queste cose. Però dai, devo testare. Devo testare. Ok, grazie mille. Aspetta un attimo. Allora. No, 1800. Ma penso che gli stia applicando il mal di mare. In qualche maniera. 5 minutes later. Però l'ho ammazzato. È buona. È buona. È molto buona come spada in questo istante. Ma dovrebbe riuscire ad ottenere l'effetto di fuoco. È l'effetto di fuoco che mi serve, non il resto. Essendo che il tipo non ha voglia di collaborare, mi toccherà provare sul manichino. 5 minutes later. Allora, mi sono un attimino informato. Effettivamente il blessing che ho trovato non è proprio l'ideale per questa spada. Questa spada vuole fare più danno possibile nel minor tempo possibile, ragazzi. E questo blessing, oltre ad essere anche abbastanza carino, praticamente riduce tutte le cure di quelli che colpisco del 95%. Addio Angel, avete chiuso, non fate più, non vi curate. Per fare questa combo che adesso vi illustro è molto molto semplice a dirla tutta. Vi serve per prima cosa qualsiasi mossa di stordimento. Quindi io vado con il mio bellissimo Quake, essendo che ce l'ho anche al 600, quindi perché non usarlo. Poi vi serve o la Sanguine Art o il God Human e la vostra spada. Le statistiche che potete utilizzare sono queste, quindi non vi interessa più di tanto il Blockstrip, tristemente. Di conseguenza io mi vado anche a cambiare, mi metto sia questo che questo sono buoni, mi vado a mettere questo. Allora, teoricamente adesso anche le spade sono ulteriormente buffate. Proviamo a fargli danno con un critico, vediamo se riesco. 8671. 5. Il critico, ragazzi, praticamente è un pochino complicato da descrivere, ma è il punto d'incontro, perché sono le due mosse messe insieme, possiamo dire, ed è il punto d'incontro esatto in cui finisce la corsa ed inizia l'altro colpo. Perché io se lo faccio prima, 5041. Visto? 5041. Se io lo faccio troppo dopo, quindi mi metto a distanza in questa maniera, 3600. Io devo fare il punto esatto di impatto, ed è questo che lo rende più complicata da usare rispetto alle altre spade. Ecco, 8671. Questo era un critico. Se si riesce a fare questa cosa, esce fuori una cosa molto distruttiva, volendo. Allora, dovrebbe essere, vediamo un po' se riusciamo a farla, eh. Avete visto i danni? E ho pure sbagliato la combo, avrei dovuto fare la C. Capite? Che cos'è? Io mi sono shottato. E il tempo è tipo di 2 secondi. Raga! E senza contare lo tsunami. 23.000 passa senza contare lo tsunami. Capite cosa dico? Era 444 extra. E non è neanche al suo massimo dirla tutta. V, X, Z. Ecco, non sono riuscito. Mi ha laggato, ok, d'accordo. Però 14.000 gliel'ho fatti. Lol. Tutto quanto, in realtà mi sa che viene meglio dirla tutta con la Sanguine Art. Mi viene, penso che venga meglio con la Sanguine Art, perché tu rimani fermo e hai più tempo per, diciamo, reagire. Però il God Human fa più danno, quindi dipende come ve la volete giostrare. Se fate con la Sanguine Art è più semplice. Con la C, una volta che avete stordito, gli avete fatto la Z della spada, gli fate la C della Sanguine Art, dopodiché gli potete andare addosso con la Z, oppure colpirlo prima con la X e poi con la Z. E questo è tutto, ragazzi. Quindi se volete fare degli spadaccini, questa spada è OP. Adesso quella più, non è diventata più top, la più potente del gioco, ragazzi. Ci ho provato, ma vi serve quel blessing. Ok, gli ho chiesto di rimanere un attimo fermo. No bro, allora fermo. Allora mi devo avvicinare, dovete essere molto in posizione. Allora proviamo a fare questa roba. Funzionava molto bene per essere. Ma il bro qui ha 28 milioni. Raga, abbiamo shottato uno da 28 milioni. La sua vita era meno della metà. Era vicino alla fine. Poi se l'è rigenerata con la razza. Raga, io non so se lo sapete, ma mi pare che ogni milione o mezzo milione la vostra difesa in PvP aumenta. Capite cosa vuol dire questo? Oh mio Dio, se era uno della mia stessa taglia era morto. Ma anche di 3-4 milioni probabilmente. Il bro ha provato a interrompere l'1v1. Ok, comunque, allora testiamo contro sto tipo con 28 milioni. Vai, ok, allora vediamo un pochettino cosa riusciamo a fare. Devo riuscire a fare un critico alla prima.
Ok, ho missato quella. Raga, 28 milioni, l'ho quasi shottato. Adesso si sta rigenerando, ok. Ho missato la C. Se avevo il blessing di fuoco, era la fine del mondo. Blessing di fuoco e maestria al 600. Morto. Istantaneo.